Vandana piange abballando. Nonno morto dopo aver conosciuto il figlio. Ha commosso i telespettatori di Ballando con le stelle nella finale andata in onda questa sera, sabato 23 dicembre 2023. Vandanara, esibendosi con il suo maestro di ballo Pasquale Larrocca in un tango che ha dedicato al nonno scomparso improvvisamente. È scoppiata a piangere sia nella clip di presentazione che alla fine della performance Vanda, con il pubblico presente in studio che si è alzato dedicandole un lunghissimo applauso. Chiamata poi da Milly Carlucci davanti alla postazione della giuria, Vanda ha avuto la possibilità di raccontare bene ai telespettatori la storia del nonno, accennata poco prima nella clip. Vorrei finissi il racconto, così i telespettatori capiscono perché per te questo tango è stato così importante, ha detto Milly a Vanda, sottolineando poi, rivolgendosi agli spettatori. Suo nonno era italiano ma viveva in Argentina. Dunque Vanda ha spiegato che il nonno era esattamente calabrese, di Colosimi, in provincia di Cosenza. Quando ho avuto mio figlio Benedetto, nato prematuro a Milano, io vivevo a Genova e non potevo andare in Argentina. Sono riuscita a far venire mio nonno in Italia, con l'ok del suo medico per via dall'età, e abbiamo organizzato il viaggio con tanto anticipo. Appena è arrivato, sono andata a prenderlo all'aeroporto, l'ho portato a casa mia e gli ho preparato la pasta con il pesto genovese, ha raccontato Vanda, continuando. Dopo il pranzo, mi hanno chiamata dall'asilo per andare a prendere Benedetto perché si era fatto male alla testa. Ho detto a mio nonno di andare a riposare ma lui non ha voluto ed è rimasto ad aspettare che io tornassi con Benedetto. Dunque sono tornata e l'ha conosciuto. Successivamente, proseguendo nel suo racconto, la concorrente di Ballando con le Stelle ha detto: ho fatto a mio nonno la foto con Benedetto e lui è andato a dormire, mentre io sono andata a scuola a prendere gli altri miei figli. Quando sono tornata a casa sono andata a svegliarlo, ma lui non si è svegliato più. Il tango per me è mio nonno, lui era italiano. Sì, io sono argentina ma il mio cuore è italiano perché mio nonno mi ha dato tutto e questa sera sarebbe stato sicuramente in prima fila qui a guardarmi. Ha detto subito dopo, scoppiando di nuovo a piangere, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico presente in sala. Purtroppo la vita a volte è così. La persona che stasera sarebbe stata più orgogliosa di me, non è qui, ha aggiunto Vandanara, che recentemente ha avuto un crollo, poco dopo, con Milly Carlucci che, commossa anche lei, ha commentato. E purtroppo se n'è andato anche in una maniera così drammatica. È stata l'ultima della serata ad esibirsi Vanda. Dopo la sua performance con Pasquale Larrocca, è stata svelata la classifica della prima parte della serata e ha visto primeggiare proprio lei con 50 punti.